Ok, perfetto. Allora, ci siamo e dovrei poter cominciare. Non vedo nessuno in videocamera, ma penso che, insomma, vi state collegando ancora. Vediamo un po'. Ah, ecco, Franco, buonasera. Accetta. Nel frattempo mi organizzo. Buonasera Cristina. Luisa, cara. Ciao, ciao, che bello, faccio amiche. Allora, vediamo un po'. Attivare Luca che sento in audio, o meglio, sento le piccole pesti di Luca. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, intanto ci conosciamo. Beh, penso che Francesca in questi minuti precedenti abbia un po' presentato. Intanto buonasera Daniela, intanto il mio intervento, come avete letto dalla proposta, dal titolo, il mio contributo è proprio legato al concetto di felicità. E allora ho voluto presentare un po' questo tema con un titolo un po' provocatorio, perché come avete senz'altro notato, nel titolo c'è questo trattino, preoccuparsi. È un po' provocatorio perché anticipa, ecco, due concetti senza dubbio che seguono due filosofie differenti nell'approcciarci alla felicità. Intanto per me è un'emozione intervenire oggi e la nascita della giornata dell'analogista per me è assolutamente fondamentale nel evocare un momento significativo. Immaginate, sicuramente anche i miei colleghi ne avranno parlato, la giornata che celebra la figura professionale che occupo ormai da 10 anni è una giornata che evoca un periodo abbastanza legato alla sofferenza, parliamo nel nucleo, nel cuore della pandemia. Un momento comunque difficile per tutti, senza dubbio, e in cui, ecco, vorrei sottolineare il concetto, noi analogisti, colleghi, fruitori delle discipline analogiche, abbiamo davvero con caparbietà fatto di tutto per unirci, sentirci e stare vicini in ogni caso. E infatti quello che è il mezzo che oggi mi permette di vedere voi e voi di vedere me è l'unico, era all'epoca, sono passati ormai 3 anni, l'unico alleato per poter assicurare questa vicinanza. E la cosa che mi ha senz'altro colpita e che ritengo che sia poi il cuore della filosofia analogica è la seguente. In un momento di forte sofferenza, ecco, chi si è approcciato in quel modo, allineato con se stesso, ora ne parleremo cosa significa, ha senza dubbio utilizzato quel momento di sofferenza come occasione per crescere, per evolvere, per sperimentarsi, per toccare con mano i propri limiti, i propri difetti, le restrizioni e quindi le conseguenze che le restrizioni procuravano in quel periodo. Quindi c'era chi era sicuramente più sensibile a quelle che invece riusciva a percepire, perché poi di fatto tutto si basa sulla percezione, attraverso quel momento riusciva a sentire un po' di libertà in più. Attenzione, considerate che il dato oggettivo era lo stesso, eppure ognuno di noi si avvicinava a quell'esperienza in forma completamente differente. Quindi, ecco, da ogni dato oggettivo, questo è uno dei paradigmi di Stefano Benemeglio, si trae, ecco, viene tratta una percezione soggettiva ed è proprio su quella percezione che noi analogisti lavoriamo per entrare proprio nella realtà emotiva e creare un certo movimento, un movimento di energia, un movimento che ci porta di nuovo alla vita, all'azione, al riconoscerci in una identità ben precisa e strutturata. E allora, torniamo un attimo al titolo, a questo titolo provocatorio. Perché preoccuparsi della felicità? E poi, cosa significa? Perché provocazione? Perché è una provocazione? Intanto, il tema della felicità è un tema caldo da sempre. E non è necessario essere professionisti nel settore o essere davvero nel pieno del dolore e della sofferenza per poter occuparsi di felicità. Chiunque, almeno una volta nella vita, si è chiesto questo: ma sono felice? Cosa posso fare per esserlo? E devo dire, per introdurre bene l'argomento, che è assolutamente errata l'assunto di base errato, secondo cui è necessario, secondo la mente, trovare qualcosa all'esterno per poter essere felici. Quindi partiamo già da questo.
Parlare di felicità vuol dire parlare di una condizione interiore, vuol dire di parlare di un fatto proprio, di un qualcosa che ci riguarda dentro nel profondo. Questo è un qualcosa da mettere in ordine da subito, perché è stato comunque inquinato nelle diverse culture, nei diversi anni, rispetto a determinati approcci, il concetto di felicità. Come sono di certo sicura che a chiunque io oggi possa chiedere se è felice, chiunque, ognuno di voi mi darebbe una spiegazione e una risposta completamente differente l'uno dall'altra. Perché? Perché la felicità è un fatto soggettivo, lo associamo al discorso precedente, quindi è sicuramente una condizione interiore, ma è anche un qualcosa che parla di noi, del nostro storico e della nostra vita. Abbiamo necessità, per essere felici, di reagire a un qualcosa che non è andata bene nel passato. Quindi, per essere felici, è necessario occuparsi della felicità a tutto tondo. Ora, la risposta che voi potreste darmi, io Olga ti dico sono felice perché, cioè vorrei essere felice, sarei felice se avessi un partner con questi requisiti, oppure sarei felice oggi se riuscissi ad essere affermata nel mio lavoro, oppure se riuscissi a tenere testa al mio capo, anche questa è una delle condizioni frequenti. Oppure ancora, sono così tanto in sovraccarico, sotto stress nel lavoro che ho necessità di ecco, sentire di nuovo me stessa, trovare un contatto con me e quindi ritrovarmi. Oppure si può parlare sicuramente di una mancata soddisfazione legata al benessere, quindi proprio ci sono delle persone che nella risposta menzionano il sintomo. Quindi sarei felice se non avessi l'ansia, sarei felice se non fossi sotto schiaffo di questo periodo apatico, di questo periodo di depressione. Poi voglio dire, ad oggi io parlo liberamente del sintomo perché ad oggi c'è una brutta tendenza comportamentale che è la googlite, diciamo noi, no? Andarsi a cercare tutto online e autodiagnosticarsi un disturbo, immaginate, della sfera emotiva, della sfera comportamentale. Non è sempre necessario arrivare a incontrare, confrontarsi con un professionista, perché alle volte si consolida questo stato di apatia, di malessere e si pensa, ecco, di sé male, quindi si pensa di essere, ci si pensa sbagliati, si ha l'idea che siamo la causa del problema e quindi in quel caso la domanda cosa ti renderebbe felice, la persona mi risponde superare lo stato sintomatico, quindi finalmente ritrovare la pace, ma in questo caso la pace con me stessa, la pace con il mio profondo, con la mia condizione interiore di centratura, diciamo noi. E allora, come vedete, sono tante le sfumature che possono caratterizzare lo stato di infelicità. Ecco, adesso dobbiamo analizzare questa preoccupazione culturale. Perché è così tanto sbagliata? Perché è sbagliato preoccuparsi di felicità e non occuparsi del proprio stato di felicità. È sottile? Allora, la preoccupazione è molto di tendenza. Preoccuparsi dell'infelicità vuol dire pensare a cosa eventualmente potrebbe essere utile avere ed essere per acquisire, ottenere un obiettivo, raggiungere un obiettivo, un risultato. E vi porto un esempio pratico. Immaginate che la preoccupazione cade in una trappola ben precisa, che è la trappola di filtrare il proprio presente attraverso lo sguardo del passato, lo stesso sguardo che abbiamo adottato nel nostro nella nostra memoria storica, nel nostro passato. Passato si intende anche qualche anno prima o l'anno precedente, insomma tutto quello che ormai è andato a perdersi nel tempo e è stato superato, ok? E la preoccupazione dello stato di felicità vuol dire proprio filtrare il disagio attraverso le lenti di quel passato che diviene pregiudizio. Immaginate un ragazzo, un diciottenne,
che nella prima parte della sua vita si è imbattuto in uno stato di sofferenza perché ha subito un rifiuto dal genitore, da uno dei due genitori. Pensiamo dal papà in questo caso. Allora, è un ragazzo, è un diciottenne, sì, però c'è una parte della sua vita, che abbiamo chiamato passato, che però in questo caso comincia ad essere ridondante. Dentro di sé c'è un motore che lavora per sé e che porta, chiamiamolo Fabrizio, porta Fabrizio a trovarsi nelle stesse condizioni di essere rifiutato e non accettato da altre persone diverse dal genitore. Vi sto introducendo un concetto che è già molto profondo, è già molto è fondamentale all'interno della filosofia analogica, è il concetto del genitore e del duplicato genitoriale. Il genitore nel primo tempo della nostra vita definisce una ferita. Io mi permetto, perché siete in pochi che riesco a vedere, mi permetto, Cristina, cara, ho visto nel momento in cui ho citato genitore un prurito sul sopracciglio, ok? E questo, noi siamo abili, gli analogisti, a subito leggere il prurito sulla base dello stimolo lanciato. E alla parola genitore subito la tua parte emotiva, non hai di certo progettato di grattarti sul sopracciglio, la tua parte emotiva istintivamente ha scaricato tensione con questo prurito e quindi con il grattamento ha alleviato lo stato tensionale. Vedi, vuol dire che dentro di te c'è una memoria storica che non è davvero passata, perché se fosse stata davvero passata non ci sarebbe stato quel prurito e quindi quel grattamento successivo alla parola genitore. Ma tu mi dirai, la porto avanti così tutelo la tua privacy e così facciamo un esempio. Tu mi potrai dire, Cristina, ma come? Papà e mamma non sono più in vita, non è possibile. Eppure nella nostra mente il genitore, attenzione, muore solo quando moriamo noi. Un genitore morto non è concepito dal nostro inconscio, dalla nostra parte emotiva. All'interno di noi abbiamo introiettato la figura del genitore, l'abbiamo fatta nostra. Ognuno dei due genitori ha per noi acquisito un modello comportamentale. E secondo, ora tu farai le tue valutazioni, Cristina, secondo il modello comportamentale di uno dei due genitori, secondo quel modello, noi tendiamo a comportarci in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi vediamo come subito all'interno delle discipline analogiche i genitori sono pilastri fondanti del nostro essere e quindi del nostro comportamento anche futuro. In base al rapporto tra me e il genitore e alla ricevuta ferita successiva, quindi attenzione anche qui, io leggerò il mio presente e futuro attraverso quello sguardo, attraverso quelle lenti, gli occhi di quel passato. Un passato però che torna. Questo, tutto quello che sto raccontando, è istintivo. È istintivo, non è manovrabile, a meno che non si conoscano le dinamiche e non si intervenga su queste dinamiche. Ma quello che succede è proprio puro istinto. È tutto quello che è in scena una lotta costante, una lotta perenne tra due parti di noi che si giocano la loro partita in continuazione. La nostra parte logica, che pensa come poter raggiungere la felicità, pensa di sapere come essere felice, e poi c'è una parte emotiva, che per cultura, per convenzione chiamiamo inconscio, ma è tutto, è tutta la nostra intelligenza emotiva, è tutto quel bagaglio di esperienze del passato, tutto quel contenitore di turbamenti, è un calderone di esperienze che hanno come imprinting segnato la nostra persona, hanno segnato il nostro agire, il nostro essere, come dicevo prima. Quindi, ecco, preoccuparsi di felicità è quello che ci viene più spontaneo, torno al punto. Perché noi filtriamo le nostre scelte del presente e quindi anche le nostre conquiste, le conquiste, i nostri obiettivi sulla base di questo pregiudizio.
cioè il pensare che possa io trovarmi di nuovo nelle stesse condizioni del passato. Ok? Quindi è un pregiudizio, è un qualcosa di acquisito. Perché? Perché è il mio passato, quindi conosco. Conosco quello che mi ha fatto male, conosco quello che mi ha fatto soffrire. Immaginate, pur di evitare che quella ferita io possa rigenerarla, io farei di tutto, di tutto. Allora, quella ferita emotiva risulta una minaccia per noi. Io avrò il timore ogni volta, immaginate nel caso di Fabrizio, 18 anni, avrà il timore ogni volta di imbattersi, come è successo nel suo passato con il genitore, in personaggi duplicati genitoriali, duplicati vuol dire che si comportano come il genitore, che potrebbero, come il genitore, sanzionarlo con il rifiuto, rifiutarlo, allontanarlo, discriminarlo. Immaginate come una persona come Fabrizio potrebbe interagire con i suoi pari, nelle relazioni. Avrebbe, immaginate, timore di interagire, perché avrebbe l'idea che nel momento in cui lo facesse potrebbe incorrere in una mancata accettazione di sé. Considerate che questo era solo un esempio e che di ferite emotive ce ne sono tantissime. Esiste la paura del rifiuto, esiste quindi la ferita da rifiuto che porta noi ad avere paura di essere sanzionati nel nostro futuro, presente futuro. Esiste la ferita, un'altra ferita molto importante, una ferita frequente nella fase infantile evolutiva, è la ferita da comparazione fallimentare. Sapete cosa significa? Avere ogni volta, vivere ogni volta il dramma di non essere all'altezza, di non avere davvero considerazione nel rispetto al rapporto con gli altri. Ogni volta che c'è un modello comparativo, ogni volta che c'è qualcuno con cui io posso confrontarmi, con cui io posso interagire, li scatta subito come minaccia interna, scatta subito di nuovo risonante la ferita della comparazione fallimentare, quindi che significa il fallimento, la sensazione di fallire nei confronti dell'altro. Si chiama culturalmente sindrome dell'inferiorità, per essere un po' più utilizzare termini comuni. La sindrome dell'inferiorità è praticamente la sensazione di avere sempre meno agli altri. Un po' la sindrome del Calimero nero, diciamo noi a lezione. Io sono nero, gli altri no, e siccome sono nero, o del brutto anatroccolo se preferite, io sono diverso dagli altri. E questo, ecco, questo è importante, questo non ce lo può mai togliere un pensiero positivo. Per dire, io non posso mai convincere Fabrizio che invece è una persona in grado di essere accettata perché è una persona dalle grandi risorse e quindi prima o poi sarà accettato, perché Fabrizio dirà ok, grazie, ma di fatto poi vivrà sempre dentro questo dramma. È un fatto interiore, come vedete. Nonostante il messaggio è chiaro, magari il Fabrizio stesso conosce come vanno le cose, quindi sa perfettamente che non dovrebbe avere paura. Sa perfettamente quanto vale, sa perfettamente che altre persone sono diverse dal papà, eppure scatta in lui un meccanismo ipnotico, oserei dire, un meccanismo che flasha completamente Fabrizio in quel momento e che porta lui a comportarsi in maniera differente da quello che lui si era prefissato. Quindi vedete come la parte logica si prefigge degli obiettivi e la parte analogica persegue degli altri. Avete notato come nel racconto di questi esempi ci sono queste due istanze che sempre di più si allontanano tra loro, perseguono obiettivi differenti. Ma ragazzi, la verità è che parliamo solo della natura umana. È così, deve essere così, perché la felicità diventi un fatto consapevole. Io devo sapere che c'è dietro alle mie scelte, dietro al mio comportamento, una ferita, e affrontarla vuol dire evocarla, riviverla, togliergli o toglierle un potere affinché non sia più ipnotica su di me, ma affinché sia io, finalmente torni io a essere il regista della mia vita, ad essere di nuovo io
la regia, ecco, ci sta la cabina di regia proprio delle mie strategie, delle mie azioni, delle mie tattiche, delle mie scelte, dei miei comportamenti, delle mie conquiste. È tutto un fatto secondario quello, purché io vado a stanare quel momento in cui io ho subito quel flash, quell'ipnosi, quella condizione. Sapete cos'è l'ipnosi per Stefano Benemeglio, il nostro caposcuola? Non è altro che una condizione di massimo coinvolgimento emotivo. Ecco, Stefano Benemeglio dice, nel momento in cui tu sei in quella condizione, in cui le emozioni prendono così tanto il sopravvento su di te, fino a convincerti di essere tu quello sbagliato, allora lì si creerà un flash ipnotico e tu sarai in quelle condizioni in cui tutto potresti voler fare, ma nulla riuscirai a fare. Noi la chiamiamo posizione ortostatica, fermo, rigido. Metaforicamente sei fermo e rigido, sei bloccato nella condizione di problema, sei in quella condizione in cui ti senti inadeguata, ti senti sfortunata, ad esempio. Vedete, un conto è pensare di essere sfortunati, e qua andiamo a un livello successivo, un conto è pensare di essere sfortunati perché c'è un fatto oggettivo che mi ha creato questo pensiero. Ok? Lì, no, lì non si parla di pregiudizio. Oggettivamente è accaduto un evento che mi ha fatta sentire sfortunata ed io oggi di conseguenza alimento questo pensiero in me. Un conto, fate attenzione, è pensare di esserlo senza un vero motivo a monte, senza una evidente motivazione oggettiva. Ma penso di essere sfortunata e sapete qual è il dramma? È che tutto quello che farò sarà in risposta al mio pensiero. Sia che esso sia vero, quindi basato sul dato oggettivo, e sia che questo pensiero sia falso, quindi frutto di un pregiudizio. In questo caso il pensiero comunque creerà, il pensiero creerà una realtà nel bene e nel male. E la realtà che creerà il mio pensiero sarà la mia realtà. Allora lì sarò a combattere con i fantasmi cattivi del mio passato, a combattere contro i mostri presenti nella mia vita, perché penso che tutti siano cattivi improvvisamente, che tutti vogliono il mio male. Porto degli esempi così di vita ordinaria, perché ne sento di casi, e vi assicuro che le storie, più che altro, delle persone sono sempre più la prova provata che la nostra parte emotiva farà sempre di tutto pur di acquisire emozioni. E qui apro una parentesi fondamentale. Quando parliamo di inconscio, quando parliamo di parte emotiva, parliamo di una parte di noi che non sa distinguere, perché non interessa all'inconscio distinguere, un'emozione bella da un'emozione brutta. Questo è fondamentale. Pensate, c'è una parte di noi dentro che gestisce la vita per noi. Chiaramente nel momento in cui andiamo a stanare le cose è tutto molto diverso, ma immaginate di essere completamente a digiuno di queste conoscenze, come la maggior parte di noi che crede che tutto quello che fa lo fa in maniera consapevole, eppure non è così. Eppure c'è una parte di noi che si alimenta costantemente di eventi significativi della propria esistenza. E da lì, come se fosse un limone premuto, va a trarre un succo, va a trarre la percezione. Trae da lì la percezione di quell'evento. Tra l'altro, visto che mi occupo anche del settore infantile, quindi dell'età evolutiva, vi posso senz'altro dire che nel rapporto genitori e figli troviamo l'esperienza emblematica, perché in quell'occasione i genitori sono sempre due, i figli sono immaginati tre, ok? Tutti e tre i figli vivono esperienze differenti, dico bene, nonostante i genitori siano sempre due. Quindi questo significa una sola cosa, che non è necessario che sia il genitore, e non è determinante, voglio dire, il comportamento oggettivo del genitore, ma è importante quello che il figlio trae
dal comportamento genitoriale e che fa proprio. E lì parte la grande dissociazione, la grande lotta energetica tra queste grandissime due squadre. La nostra parte emotiva, grandissimo contenitore di esperienza, di memoria storica, e la nostra parte logica, che invece è quella parte di noi sequenziale, analitica, che razionalizza tutto, che analizza le nostre esperienze, che ha una caratteristica tra le tante, poi lo vedremo. Ha una caratteristica importante ed è quella del controllo. La parte logica ha bisogno di controllare tutto. E per tutto intendo qualsiasi emozione vissuta. Perché per la nostra parte istanza logica tutte le emozioni sono una minaccia, tutte, quelle belle e quelle brutte, sono tutte una minaccia, perché sono una destabilizzazione del nostro controllo. E la parte logica dice: io devo poter monitorare ogni cosa, devo fare in modo che tutto vada secondo un programma, secondo uno schema, secondo degli schemi ben precisi. Quindi ogni volta che vi siete trovati in quelle condizioni in cui seguo delle regole rigide, seguo quella dieta, seguo quelle abitudini, ok? In quell'occasione a prevaricare tra le due è certamente l'istanza logica, che vuole la meglio lì, vuole essere ascoltata. Dice: voglio vincere io sull'inconscio, ti faccio vedere io cosa significa vivere felici. Tolgo, ti sedo da tutte le emozioni possibili, ti annullo, attenzione, annullo e sedo ogni possibilità di vivere le emozioni, non ti faccio più innamorare, così eviti di soffrire. Per esempio, vero? Succede anche questo. Chiudo completamente le occasioni esperienziali, emotive, così evito di stare male. Questo è uno dei meccanismi di difesa. Sorridiamo, ma avviene a tutti proprio. Ed è il classico, è uno dei più diffusi. Chiudere i ponti. No, io non mi innamoro più assolutamente. Dopo la separazione non sia mai che incontro un uomo che mi voglia, mi conquisti, mi seduca, perché tanto tutti gli uomini sono uguali. Una delle tante, ma che rappresenta appieno il come siamo fatti. Nel momento in cui c'è una forte offesa alla nostra dignità, c'è un momento topico nella nostra vita che ci fa così tanto del male, così tanto soffrire, il primo meccanismo di difesa che si attiva, per difesa quindi, per autotutela, è quello di generalizzare. Generalizzo tutto. Sicuramente come questa anche l'altra persona sarà così, sicuramente come il mio genitore anche quell'altra persona sarà così, anche l'insegnante sarà così, anche quell'altro educatore, tutti coloro che come papà mi hanno imposto una regola e mi hanno bloccato nella libertà, tutti sono uguali, perché adottano lo stesso comportamento. E per il nostro inconscio saranno tutti uguali, tutti. E allora a questo punto che cosa significa? Che se è vero che per la parte logica, ecco, tutto quello che è reale, tutto quello che è spiegabile è vero, è autentico, per il nostro inconscio è vero quello che coinvolge. È vero quello che porta noi a vivere un flash. Se l'inconscio si coinvolge in una condizione, la vive come significativa, emblematica, forte, topica, diciamo noi, allora lì ci sono tutte le carte in regola per poter coinvolgersi, quindi ritenere reale quella condizione. E quindi tutte le esperienze future saranno come quella, un'esperienza filtrata dal mio passato. E da qui parte la grande lotta, dicevo, una lotta che noi non possiamo evitare. Quindi il primo paradigma della felicità consapevole, quindi la felicità secondo filosofia analogica, è il seguente. Per felicità non si intende l'assenza di problemi, non si intende l'assenza di difetti, non intendiamo l'assenza di difficoltà. Per felicità intendiamo la possibilità di rispondere
serenamente, al difetto, alla difficoltà, al turbamento, quindi rispondere, riuscire a farlo, non essere impediti nel rispondere al dubbio, al problema, al turbamento. La felicità consapevole è una risposta, vuol dire essere responsabili del nostro stato di felicità. È un po' più scomodo pensarla così, se ci pensate. Io devo sempre preoccuparmi di come stanno le cose nella mia vita. Devo sempre rispondere io per me. Devo sempre essere lì ad occuparmi, da io adulto, della mia bambina interiore. È vero o no? Sono io responsabile di questo. Non esiste persona alla pari di questo compito, alla pari di me. Non esiste. Perché anche qualora ci sia di mezzo una persona che possa aiutarvi nella condizione di malessere, comunque avete sempre voi la possibilità di gestire il vostro agire e le vostre scelte, sempre e comunque. È chiaro che però, abbiamo detto, la felicità è un fatto, è una condizione interiore. Quindi questo significa che non basta interpellare la parte logica per capire come essere felici. Dobbiamo interpellare un'altra parte di noi, ok? Ed è proprio il nostro io bambino, la nostra parte emotiva. Noi infatti, noi analogisti, per lavorare proprio sulla emotività, ci comunichiamo, parliamo con l'emotività, parliamo con questo inconscio. Uno dei dialoghi inizia proprio con quello che io ho fatto con Cristina, andando a, per esempio, sottolineare una risposta non verbale, anche quello è un linguaggio dell'inconscio, fino a decidere di comunicare attraverso un codice binario che poi vedrete senz'altro in serata dal professor Benemeglio e chiedere: caro inconscio, qual è l'evento accaduto nella tua vita che ha procurato oggi questa sofferenza, che oggi, ancora oggi, ti porta ad essere infelice, oppure a vivere uno stato di malessere? Quindi per malessere intendiamo tutto quello che porta il sintomo, e parliamo di ansia, angoscia, paura, panico, ma fino anche addirittura malattia, somatizzazioni. Alle volte prima una allieva mi diceva: il bruciore di stomaco può rientrare in una di quelle alterazioni, o comunque in uno di quei linguaggi che il nostro corpo comunica, utilizza, adotta per comunicare con noi un certo tipo di esigenza, ok? E chiaramente l'analogista si basa su cosa? Su questa procedura per poter comprendere lì dove c'è l'evento significativo, perché nel momento in cui uscirà quell'evento, in quel momento specifico, secondo quel personaggio, quindi in relazione a quel personaggio storico, più o meno storico, e l'inconscio ti parlerà anche delle ferite che ha vissuto. Allora lì c'è un negoziato. Un negoziato che si apre tra te e lui. Caro inconscio, cosa vuoi in cambio? Cos'è che vuoi in cambio per stare bene? Cosa vuoi in cambio perché io sia felice? Perché vedete, abbiamo detto che la parte logica e l'inconscio seguono due strade parallele, non si incontrano mai. Perché di base hanno due meccanismi completamente opposti, uno che deve controllare tutto e l'altro invece che vuole il brivido, vuole il rischio, è l'inconscio, no? Che vuole l'imprevedibile, il dato imponderabile, vuole le emozioni forti, e lì, è solo la parte logica che lo frena, perché lui non si creerebbe mai un limite allo stato emozionale, si vivrebbe gioie e dolori indistintamente, dicevamo. Questo è un problema, ma attenzione, non sto dicendo che l'inconscio deve avere la meglio sulla parte logica, sto dicendo che è necessario accordarli. È necessario un negoziato. Qui ci sono io e qui ci sono le due parti di me. Sono fuori da me. C'è la parte logica e c'è la parte inconscia.
Io sono qui, sono fuori da loro e sono in grado io di definire quando è il caso di alimentare l'una piuttosto che l'altra, di seguire regole o fuori schema, rotture di schema, di seguire impostazioni, limiti alla mia libertà o di seguire il sogno, la conquista, le forti trasgressioni. Lì sì, se sono consapevole del mio stato attuale, quindi vuol dire anche del mio passato sensibile, di tutti quegli eventi che ancora oggi macinano dentro come lame e creano un problema oggi. Se sono consapevole, allora posso gestire queste due squadre, posso gestire queste due parti di me. Ma quando non ho consapevolezza, c'è solo una condizione che prende il sopravvento ed è quella comune a tutti. Quale? Quella che una delle due parti prevaricherà sull'altra. Una delle due parti prenderà il sopravvento. Non riusciremo più a gestirla. Immaginate una ragazza universitaria in occasione di presentarsi alla commissione esaminatrice dopo aver studiato per mesi, mesi interi e aver imparato a memoria i manuali e i tomi universitari, arriva lì davanti al professore e c'è qualcosa che le sfugge. Fino a pochi minuti prima le era tutto molto chiaro. Il suo obiettivo razionale era quello di superare l'esame. Aveva fatto di tutto, attenzione questa ragazza, tutto in quei 3 mesi. Aveva studiato perfettamente tutto quello che il professore voleva sapere e tutto quello che occorreva per superare l'esame, ma non aveva fatto una cosa. Non aveva seguito e ascoltato le sue emozioni. In quei 3 mesi aveva detto troppi no ai suoi amici che le chiedevano di uscire, che le chiedevano di viversi il sociale, le chiedevano di vivere le relazioni e le diceva no, non posso, devo studiare. E poi la mamma, andiamo a comprare un capo d'abbigliamento? No, mamma, devo studiare. E poi il papà, che dici? Andiamo insieme con la mamma a farci un giro, una passeggiata? No, perché devo studiare, perché devo superare l'esame. E che cosa succede? Che ha dato troppo potere ad una parte, solo ad una parte di sé. A cosa? All'imprevisto? No. All'obiettivo, l'obiettivo logico, io devo fare solo quello. E allora, ragazzi, è chiaro. E questa è una delle leggi assolute della sfera emotiva del nostro inconscio. In condizioni di mancata energia, fate attenzione qui perché qua poi c'è un cambiamento di vedute, all'improvviso cambia la prospettiva. In mancanza di altro, di emozioni, il nostro inconscio si serve dell'obiettivo logico, si serve dello stato di benessere, si serve della felicità. E dice, che cosa vuoi? Immaginate questo piccolo omino dentro di voi che vi dice, cos'è che vuoi? Cos'è che vuoi tanto conquistare? Vuoi superare l'esame? Ok, assicurami emozioni. Non mi hai assicurato quelle emozioni? Allora io mi prenderò lì, da quel momento in cui tu farai scena muta all'esame, in cui tu farai una figuraccia davanti alla commissione esaminatrice, davanti al professore. Su cui puntavi tutto, lì parte lo stato tensionale. Immaginate uno stato di ipnosi, lì va in tilt. Questo avviene per tutti, solo che il nostro esame, ragazzi, è dappertutto. L'esame della nostra vita può essere riuscire ad essere all'altezza del capo ufficio, quello che dicevo all'inizio, riuscire a superare un esame, che posso dirvi? Riuscire a interagire con i nostri figli, riuscire a realizzare i nostri più grandi sogni. Questi sono gli obiettivi di ogni giorno, però è chiaro che può avvenire questo, come anche il contrario. Perché ricordate, l'analogista non patteggerà mai per una delle due parti, ma è però in grado, e questo è importante, di leggere. Tradurre parola per parola, evento per evento, la nostra parte emotiva. E quindi ascoltando il nostro inconscio riuscirà a trovare un accordo tra le due parti. Vi anticipavo prima la chiave della felicità, che per noi, nella filosofia analogica è proprio il concetto di negoziato, che apre una nuova prospettiva nella visione proprio della felicità.
Allora, io posso negoziare. E con chi? Io posso negoziare con me stessa. Io posso capire, una volta trovato un contatto con me stessa, capire cosa davvero ho bisogno di vivere oggi. Se voglio andare davvero contro, voglio lo scontro, o voglio invece la pace, io devo capire oggi a che punto sono della mia esistenza. E lo faccio proprio indagando, chiedendo a me stessa come stanno le cose. Tra l'altro, nelle procedure che menzioniamo durante le lezioni, proprio oggi in mattinata menzionavo una procedura di aiuto nei confronti di chi chiede aiuto, appunto del cliente, immaginate, queste procedure sono proposte per essere anche di autoaiuto. Quindi vuol dire che io posso tranquillamente chiedere a me stessa. A che punto sono? In che momento sono? Quale emozione sta prevaricando? Quale istanza prevarica sull'altra? Vedete, abbiamo fatto solo un primo esempio, però ce n'è un altro, come dicevo, perché noi non patteggiamo per l'inconscio. C'è invece un'altra occasione, cioè una condizione in cui è il nostro stesso inconscio, quindi l'emotività, che prevarica sulla parte razionale. Iperemotività, trasgressioni, mancate regole, queste continue grandi emozioni portano noi però a soffrire. In questo caso, sì, sogno, perché quello che vuole l'inconscio è il sogno. Sì, io perseguo la felicità, io sogno, io conquisto l'oggetto del mio desiderio, ma quello che manca a me è un punto fisso, un riferimento stabile. Qualcuno che possa assicurarmi un riferimento stabile, secondo voi chi è? Il primo in assoluto è proprio il genitore. Ok? Rappresentante massimo della regola. Quindi quando proprio sono nel pieno delle mie emozioni, quello che mi darebbe davvero sensazioni di benessere, un momento di calma, quindi un momento di regola, un momento di riferimento appunto genitoriale. E allora, vediamo un po' se togliamo l'audio così c'è qualcuno. Ah, ok, va bene, vediamo un po'. Allora, dicevo, in questo caso chiaramente abbiamo una situazione opposta. In questo caso abbiamo un'iperemotività che offusca la parte logica. Anche questo non va bene. Vediamo, Francesca, ci sei per poter togliere l'audio? Un audio disturbante? Ho chiuso. Grazie mille, ok. Dicevo, nel momento in cui abbiamo un'altra condizione, che è quella dell'iperemotività, abbiamo davvero anche lì necessità di calibrare, abbiamo necessità di creare un accordo. Anche qui, caro inconscio, cosa vuoi in cambio perché Cristina finalmente torni a perseguire i suoi sogni in libertà e in pace con se stessa. Quello che ho appena citato è proprio l'assioma della felicità, secondo Stefano Beninelli. Felice è colui che persegue i propri sogni. Ma a due condizioni: che possa farlo senza vincoli, senza antagonisti tra le gambe, ok? Senza impedimenti. E che possa farlo in pace con i propri valori, il proprio credo, con se stesso. Quando noi riusciamo a perseguire il sogno, attenzione, perseguire un sogno ci dà già l'idea, ci dà già modo di vivere lo stato di felicità. Già solo il perseguire un sogno ci rende felici. Immaginate che bello, non lo sapevamo fino ad oggi, ma ora sappiamo che basta solo fissare un obiettivo e fare qualcosa, un passo per raggiungerlo, perché nel passo a raggiungere l'obiettivo, quindi nel passo alla conquista di quel sogno, io già vivo emozioni, io già appago la mia bambina interiore. Questo è importante. Non tanto raggiungere un sogno, anzi, vi dirò di più, quasi paradossale, raggiungerlo vuol dire creare di nuovo un momento di stallo,
Bisogna sempre creare nuove mete, nuovi obiettivi, nuovi stimoli. E allora, nel perseguire lo stato, cioè nel perseguire il sogno, l'obiettivo, io già sono coinvolta. Ma non basta, non basta. Perché se in questa corsa, o passeggiata se preferite, al raggiungimento del sogno, io finisco per imbattermi in un genitore o in chi ne fa le veci, che può essere un'amica, che perché ha un'intenzione buona, attenzione, perché l'intenzione è sempre positiva, ha un'intenzione buona e vuole tutelarmi e dice: Olga, fai attenzione, perché se persegui quel sogno, se ti iscrivi alla Oxford University, sarai lontana da me. Quindi dice: sì, bello, persegui i tuoi sogni, però ricordati che ci sono sempre gli affetti. Potresti abbandonare i tuoi cari. Vedete? Già in mente, già nella mente scatta qualcosa. Può essere un senso di colpa che può vivere in quel momento la ragazza che sente questa frase dall'amica. Un senso di colpa può vivere la paura di abbandonare l'amica. Anche questo è un'altra lettura. È chiaro, però è anche qui, se in questo caso la ragazza si imbatte in una situazione di questo tipo dove l'amica vincola il perseguimento del sogno, anche quello è un altro problema, perché quello è vincolo alla libertà, vincolo alla massima espressione di sé. Quindi abbiamo detto, perseguire il sogno in libertà, secondo paradigma, ma anche in ultima istanza, io devo poter assicurarmi la felicità essendo in pace con me stessa. E se quello che io sto facendo va contro il mio stesso credo, va contro il mio stesso principio, allora si creerà un altro conflitto che esula da quello con l'inconscio, che esula da quello della parte logica. È il conflitto con me stessa, il conflitto col mio stesso pensiero. Un terzo conflitto disarmante, invalidante, che neutralizza ogni possibilità di intervenire su se stessi. E lì non c'è nessuna forma di autoaiuto che tenga. Lì c'è solo la possibilità di chiedere aiuto e quindi di cercare di capire come stanno le cose, delegando, perché in quello stato noi riteniamo di essere il problema. Noi riteniamo di essere noi portatori sani di malessere, portatori sani di infelicità, portatori sani di malattie, per esempio. Quindi energia del male, della serie. Mi guardo allo specchio e dico: mamma mia, che schifo. Per esempio, la disistima è anticamera di questo stato di accanimento contro noi stessi, dove lì non c'è assolutamente pietà. Lì faremo di tutto per enfatizzare quella condizione. E lì scatta una spia, diciamo noi. Lì scatta una spia che si rileva dal nostro corpo. Il corpo che diventa proscenio dei nostri turbamenti, dei nostri traumi, delle nostre più grandi sofferenze. E lì siamo già in uno stato avanzato. Lì c'è comunque una parte di noi che vuole comunicare, ma lo fa già attraverso qualcosa di alterato. Allora lì il nostro pensiero ci porta a credere che sia invertita la relazione di causa effetto, e che se io sto male perché ho un dolore cronico, perché ho l'emicrania, perché ho uno stato di angoscia continuo, costante. Questo è il punto. Sbagliando completamente la prospettiva, perché quell'angoscia, quel momento di malessere, quello stato di infelicità nasce da qualcosa prima ed è esso stesso una conseguenza. Qui si apre una finestra sul mondo, anzi, per meglio dire, una finestra su noi stessi. Qui siamo noi che dobbiamo davvero tornare ad essere il terzo elemento, colui che di nuovo gestisce le due parti di noi, perché tanto di questo non possiamo farne a meno.
Meno male, immaginate, se noi fossimo solo parte logica, che vi dico, saremmo dei robot, delle macchine. E se fossimo solo parte inconscia, saremmo animali, istinto. Questo è il problema. Che noi abbiamo sempre creduto che una fosse l'istanza da demonizzare e l'altra la parte da enfatizzare. No, ci sbagliavamo. Perché è proprio la buona fusione tra loro che crea davvero la felicità consapevole. Quindi una buona calibratura tra le due energie crea l'essere umano in toto, nella sua massima espressione. L'essere umano che irradia luce, questo intendo dire quando parlo della sua massima espressione. Sì, poi mi direte chi ha raschiato su questo. Un essere umano che è in grado di esprimere se stesso appieno, senza vincoli, né in testa, né nel pensiero e né esterni, ma che anche con le difficoltà, quei difetti, riesce a gestirli al meglio delle sue potenzialità, al meglio delle sue risorse. Questo è il concetto di felicità, secondo Stefano Benimeli. Questo è il concetto di felicità che l'analogista persegue con il proprio cliente anche nella relazione di aiuto, quando davanti c'è un obiettivo da raggiungere e noi siamo mediatori tra chi c'è di fronte e il suo stesso inconscio. E questo, se mi permettete, visto che oggi è la giornata che celebra l'analogista, questa è, secondo me, l'occasione per dire che è fondamentale che ci sia questo atto di umiltà. Non c'è nessuna interpretazione. Non lasciamo niente al caso, niente. Tutto ha un perché, solo che lo dobbiamo scoprire. Perché è l'inconscio che porta te a raschiare su quella parola, a avere un prurito su quell'altro stimolo, a esprimersi con un linguino quando c'è qualcosa che gradisce, che gli piace, qualcosa che, in cui si sta coinvolgendo. Niente è a caso, ragazzi, niente. E allora lì ci resta solo che fare una cosa, imparare un nuovo linguaggio, perché qua si tratta di tornare a scuola, in questo caso a scuola della felicità, e imparare un linguaggio che fa già parte di noi, perché quando eravamo bimbi è quello che utilizzavamo di più, quello non verbale. Per esprimere sofferenza piangevamo, per esprimere gioia avevamo la nostra, insomma, espressione anche in quel senso. Insomma, utilizzavamo un linguaggio che poi nel tempo abbiamo fatto scemare, perché abbiamo dato per cultura troppo spazio ad un'altra parte di noi. L'obiettivo, la bilancia, l'obiettivo è incontrarci di nuovo, incontrare noi, obiettivi logici, ma anche conoscere gli obiettivi del nostro io bambino, perché sono altrettanto importanti quelli. Perché se noi conosciamo il motivo per cui oggi ci accaniamo su un figlio, sul partner, su una situazione dolorosa, su non riusciamo ad uscire fuori da un qualcosa e siamo stati noi a crearla, allora c'è qualcosa che non va, ragazzi. È qualcosa che si può risolvere però. Tutto si può risolvere, solo che dobbiamo conoscere che c'è una parte che disconosciamo appunto, che è ancora ignota e che ci può dare una dritta. Allora, con acriticità, senza giudizio, cogliamo quello stimolo e capiamo come fare per dare qualcosa anche al mio bambino. Altrimenti finiamo per fare quello che ha fatto la ragazza universitaria, che è finita per, cioè, ha finito per andare a rigenerare la sua situazione energetica con la sofferenza. Noi non vogliamo questo. Perché in quell'occasione, quando manca energia, gli obiettivi della logica, questo scrivetelo a caratteri cubitali davanti al letto, gli obiettivi della parte logica diventano strumento per il nostro inconscio. L'inconscio se ne serve per acquisire emozioni. Quindi, prevengo una vostra eventuale domanda, allora l'inconscio è cattivo? No! Sottolineo ancora il concetto. L'inconscio non è cattivo, ma come un bimbo in mancanza di emozioni si metterebbe a giocare anche spaccando un tavolino, pur di divertirsi, pur di recuperare di nuovo quell'energia che manca. E allora, per dare un messaggio chiaro che possiate davvero portare con voi come fosse un seme
E mi auguro davvero a voi questo l'augurio più grande, che quel seme possa diventare subito germoglio e che poi possa diventare una pianta, che quella pianta possa creare altri semi e quindi che possiate portare avanti questa divulgazione. Il messaggio è: non è il caso di disperdere energia preoccupandoci di come essere felici. Occupiamoci della felicità. Non preoccupiamoci, pregiudizio. Occupiamoci di felicità, troviamo di nuovo un contatto con noi e torniamo di nuovo a prendere consapevolezza di come essere registi nella nostra vita, di come finalmente gestire di nuovo l'ingestibile. Questo è quanto, ragazzi. Io vorrei tanto interagire con voi. Se avete delle domande, prego. Azionate voi i microfoni, vedete un po'. Mi piacerebbe tanto creare almeno qualche minuto di spazio per vedere cosa ne pensate, sapere un po' di questo. Cristina, vuoi dirmi qualcosa? Ho visto tanto te perché sei proprio di fronte a me. Se vuoi, non so, darmi un contributo tuo, personale, qualsiasi cosa, è la più istintiva, va benissimo. Beh, intanto grazie, grazie davvero perché è avvincente ascoltarti, quindi riesci a spiegare molto bene e a coinvolgerci tantissimo. Bene, E bene. poi effettivamente ci fai pensare molto perché è una cosa meravigliosa diventare consapevoli e quindi padroni della propria vita. E mettere le mani sull'inconscio penso che sia una cosa fantastica. Meraviglioso. Quindi, ecco, vorremmo proprio imparare a gestire l'inconscio e a Bene. procedere al negoziato parte logica e parte inconscia. Dici bene, Cristina, quando parli di gestione, perché uno dei termini, perché poi dobbiamo iniziare anche a gestire anche, come dire, il registro linguistico che utilizziamo. Parlare di gestione non è controllare le emozioni, è canalizzarle meglio, vero? Tu hai detto bene quando dici impariamo a gestire le emozioni. Finalmente riusciamo a conoscere qualcosa che avevamo messo da parte e riusciamo a interagire con loro. Quindi ti ringrazio. Grazie infinite a te. Ok, Franco, vuoi dire qualcosa? Sì, ti Sì, più vedevo. volte che ascolto queste lezioni, si parla di inconscio che va, diciamo, a cercare gratificazioni, tensioni, emozioni, così, sono sempre quelle brutte. Perché se io ho una felicità, ho avuto un'emozione, ho caricato l'inconscio di una bella emozione, può essere tanto, no? Una bella emozione, bella a livello razionale. Perché poi l'inconscio non me le fa, si aggancia sempre a quelle brutte, da quando ho capito. Perché? Sono da Sì. quelle dolorose. Quindi l'infelicità mi manda in depressione, mi manda a fare la figura brutta all'esame. Ok. Invece non potrebbe agganciarsi alle gioie. È sempre tensione. Beh, Franco, bene, ti ringrazio per questo intervento, perché di fatto è una delle domande più comuni quando siamo completamente a digiuno. Facciamo fatica a capire come è possibile che uno stato di sofferenza crei coinvolgimento emotivo, più, come dicevamo, più dello stato di piacere. Solo che, vedete, qua già da Freud dobbiamo veramente andare a risumare un po' di personaggi della psicologia generale che ci aiutano a capire meglio. Nel termine pathos, c'è sia il piacere che la sofferenza. Il pathos è tutto coinvolgimento emotivo. Allora, rettifico quanto dicevamo, non è vero mica che non ci agganciamo alle cose belle. Ma sai com'è, Franco? Finiscono per non essere così tanto significative. E quando noi andiamo a chiedere, caro inconscio, cosa vuoi in cambio? L'inconscio è più propenso a lavorare per distruggere, scaricare la sofferenza piuttosto che andare a rivedere un momento bello. La sofferenza, tra l'altro, è la via più veloce, se ci pensi, per acquisire delle energie. Non è che dobbiamo fare dei corsi per capire come essere infelici, non è che dobbiamo formarci per capire come fare a creare una lite in casa. Basta entrare, cominciare a prendere un bersaglio, scaricare rabbia contro quel bersaglio, abbiamo subito acquisito energia. È la via più veloce.
ma di fatto entrambe, tecnicamente, entrambe agganciano, perché entrambe sono assicurazioni emotive. Solo che, come vi dicevo, aggancia maggiormente lo stato di sofferenza, perché lì abbiamo sofferto così tanto al punto da crearci un pregiudizio, cioè che in fondo abbiamo sbagliato, dovevamo comportarci in maniera differente, dovevamo portare avanti una mission, dovevamo intraprendere una scelta, per esempio non l'abbiamo fatto. Ti ho risposto, Franco? Dici purtroppo è così, non ci possa... Mi prendo atto. Non capisco, dobbiamo mi adeguo. Dobbiamo essere acritici. Con un'istanza che ragiona al contrario di noi. Ecco, questo è assurdo. Ragiona al contrario di noi. Completamente fuori da ogni nostra logica formale. Questa è la verità. Olga, una domanda. Sì, sì. Luisa. Ah, vedo anche Artabano. Saluto. Ok. Allora, Luisa, dimmi tutto. Può anche essere che l'inconscio si aggancia di più appunto alla sofferenza di dolore perché la gioia la espletiamo, la viviamo, quindi nel momento in cui la viviamo la espletiamo proprio, mentre spesso dolore, sofferenza, per meglio dire, invece tendiamo a reprimerlo, quindi rimane lì in quel contenitore che di volta in volta è stato chiamato da Stefano in modo diverso, quindi non è stato espletato, ecco perché aumenta la sua, il suo potenziale energetico ipnotico. La gioia, se oggi sono contenta di essere con voi, mo me la godo e la espleto. Quindi non ha più un domani, non ha più una riserva energetica, non è più carburante, perché l'ho già usato. Può essere anche questo? Grazie. Può essere, ma non è mica sempre vero, perché anche l'innamoramento, per esempio, è un'esperienza di piacere, eppure ce la precludiamo. Pensaci. Quindi tante volte ci precludiamo piacere e finisce sempre lì in cantina, nel baule. Solo che, attenzione, qua poi entrerebbe troppo il tecnico, ci sono dei casi ordinari, qua mi capite voi, casi ordinari in cui noi possiamo anche stimolare l'inconscio a rivisitare un evento bello, perché no? Ok, ma in un caso completamente aberrante, quale il conflitto con noi stessi, e beh, lì non funziona mica l'energia buona. Lì prende il sopravvento l'energia del malessere, quella negativa, insomma, la comune sofferenza, il dolore dell'anima, se vogliamo, ancora meglio. Ok, grazie Luisa. Grazie a te. Ok, Enzo, saluto. Ok, allora, ci sono altre domande? Vediamo un po'. Allora, benissimo. Io vi ringrazio tanto, tanto per questa occasione di ascolto. Ciao Ilaria! Ovviamente vi auguro una buona giornata dell'analogista, perché non termina mica qui. C'è una maratona, proprio un carosello di contributi, bellissimo. Cercherò di seguirli anche io adesso. E il mio augurio è che vi occupiate, ciao Livio, grazie, vi occupiate di felicità. Basta preoccupazioni, via all'azione, come dice Baglioni, la vita è adesso. Stop. A presto.